Benissimo ragazzi, si continua sui Guardiani della Galassia, sempre in compagnia qui del vostro Diablotex. Vediamo un Oh, po' in che signore. modo Ci penseremo dopo aver andare preso il avanti. nostro drago. Usciamo dalla Milano. E dopo aver convinto Lady Usciamo Elbender ad aiutarci contro la chiesa. Prima dalla di avviare la Milano. missione, prepariamoci spiritualmente No, con vedo se l'aiuto di magari è tutti stato gli aggiunto alleati. qualche Come? potenziamento, ma Già non ora? credo, penso che siano solo Bene, questi, io quindi. raggio. Ok, non ci Questa. sono potenziamenti, al Ascoltate riguardo possiamo attentamente. andare. Castigliano antico e potente, con parole dense di significato. Venitemi Andiamo, andiamo. dietro mentre canto il tema. Sotragio tutlok, Eldar Comorgar, Soltat Flandurgar. Sul serio? Ma davvero? Argat gonot col, volmaki ultat, goten kogalmach. Argat gonot col, volmaki ultat, goten kogalmach. Bel ma fin sardut. Jotken agaltau, goten kogalmak. Elma fin sardut, jotken agaltau, goten kogalmak. Galmak, Ah, si continua? soltat flandurgar. Cosa dice l'ultima parte, Drax? Soltat Flandurgard vuol dire otterremo la vittoria. Ah, ok. Non è che la Milano si autodistruggerà mentre non ci siamo, vero? Quante volte te lo devo dire? La nave probabilmente non dispone di un sistema di autodistruzione. Sei pronto per fumo, Rocket? Si dice che un suo artiglio sia più grande di un uomo adulto. Considerando cosa c'era dietro la leggenda di Lady Elbender, il drago sarà alto al massimo quanto Groot. Ce la faremo, ne sono sicuro. Certo, lo dobbiamo a Nikki. Avete mai affrontato un drago? Sembra divertente. Solo in sala giochi. Basta e avanza, giusto? Ok. Stai bene, bello? Io sono Groot. Era già scritto, lo sapevo. Ero destinato ad affrontare il re drago di Kakarantara. Ma non credevi di doverlo affrontare con questo gruppo di idioti? Esatto, ma ringrazio il fato per questo grande onore. Pronto per la battaglia più difficile? Io sono Groot. Era più preoccupato che ci uccidessimo a vicenda negli ultimi cicli. Nonostante tutto, sei un uomo degno di rispetto, Peter Quill. Grazie, Drax. Vai, possiamo uscire allora, eh? Va bene, si comincia. Si comincia? Io direi si continua, però. Troppo da pupi, si Va gela. bene. In realtà non si dice così. Vuoi correggermi o vuoi trovare Fing Fang Foom e salvare la galassia? Io voglio Fing Fang Foom. È quella storia della galassia, immagino, sempre che Elbender sia d'accordo. Lady Elbender sarà d'accordo. Ok, beh, non vedo cacche di fum. Cerchiamo i segni di caccia catatiani, testimonianza del Ok. coraggio di coloro. Le storie della pioggia di fuoco sono vere! Altre storie che dovremmo conoscere? Leggenda di morte gloriosa! Beh, basta che sia gloriosa. Sto facendo un giro da questa parte. Per essere uccisi da ghiaccio e pietre. Esiste una sola morte nobile su Maklu 4, la stessa incontrata da altri prima di noi. Qualcuno dica a Drax che non siamo qui per morire. Non morirà nessuno. Cattureremo Fum vivo. Lo consegneremo a Lady Elbender vivo. E la convinceremo ad aiutarci contro l'armata della Chiesa. Quindi dobbiamo Ok. entriamo nella parte dell'armata? Forse, ma di sicuro non prima di quello. Evviva! Di qui? Ok. La strada è Drax, vuoi questa. mettere una maglietta? Quando avrò bisogno di coprirmi, scuoierò una bestia. Giusto. Ogni impatto rende sempre più instabili queste falesie. Stelle cadenti, nel vero senso della parola. Se
Sembra una pista morta. Di una morte gloriosa. Vai, spacca tutto qui, vai. Okay, spacca Dex, tutto lì. Inizia un po' del tuo entusiasmo verso questa roccia. Ah, fingerò che sia la testa di Fin Fang Fum. Drax ha appena frantumato il cranio della preda che dovremmo catturare. E addio, galassia. Non temete. Io sono Groot. Groot vuole godersi lo spettacolo. Vai tranquillo. Potrebbe essere l'ultima occasione per farlo. Bene, sempre molto... Se c'è una cosa che ho imparato dai libri fantasy è che i draghi adorano dormire nelle montagne. Groot vuole sapere se ha imparato anche come catturare i draghi. Di sicuro servivano fiducia reciproca e gioco di squadra. Non ricorda i dettagli perché ha mollato il libro a metà. Ho letto diversi libri sui draghi, ok? E c'era sempre una montagna e i buoni vincevano sempre. Nessuno scriverà un libro su di noi. Forse più avanti c'è qualcosa. Ha degli artigli enormi? Sì, forse. Ehi, la mia gente è stata qui. Non li abbiamo già visti nei ricordi di Drax, quando Mantis ci ha connessi. Sono i segni di caccia catatiani. Vediamo un po'. Sono tanti catatiani coraggiosi. Quando Thanos ha raso il suolo Katat, la mia gente era a pezzi, fisicamente e mentalmente. L'esodo ne ha condotti molti da queste parti. Quanti di quei cacciatori sono tornati? Nessuno. Tutte vittime di Fin Fang Foom? Non vittime. Sono venuti per la battaglia, per una morte gloriosa. Ok. Sono venuti qui per trovare la morte, vero? Molti catatiani credono che per raggiungere il paradiso, o Ultat, si debba vivere una vita significativa. Coloro che falliscono nel compito vengono esiliati a Sardut. Il postaccio. Non è un posto, è la non esistenza. Un po' come quello che succederà alla galassia se la Chiesa avrà successo. Esatto. Bene. Allora, andiamo da questa parte qui, da questa direzione. E scatena il Magus o quello che è. Poi cosa succede? Bene. È molto gentile questo, eh. Ah no, sono due. Vabbè. Speriamoci in fretta di questo coso, non possiamo. Sono in due. Sono in due, ragazzi, va bene. Va bene. Diciamo. Di solito i funghi non sono produttori. Qualche mostro in più, diciamo. Vai che è andato giù, eh. È andato giù. Però dovrebbe avere due. Ha due barre, ragazzi. Ha due barre di energia, quindi. Guardate come si fa! Le nuove vesci non sono mai una buona notizia. Ok, state buoni, state buoni. State buoni tutti, ragazzi. Qui che ora vi faccio vedere un attimino come funziona Maremma. Come neutralizzare il vostro se non possiamo ferirlo? So per certo che i gatti odiano i grattini sulla pancia. Ullala, andiamo. Fermi. Ma dai, volevo distruggerlo io. Avrei voluto distruggerlo io, vabbè, dai, che dobbiamo fare? Tempo scaduto! Preparati al dolore! Il signore dei punti è più duro del previsto! Rovesciare il putrido pelino ne svelerà il punto debole! Bacchettali! Sconfiggeremo il mostro! Cattureremo Boom! È il nostro destino! Per il bene della galassia, spero che tu abbia ragione! Per il bene della galassia? È un affasso di brufoli, se movente! Cos'è? Un brufolo? Andiamo! Per il bene della galassia, Allora, su una scala da 1 a 10, sì, rispetto a quello che abbiamo appena affrontato, questo Fum... Allora, ferma un attimo, abilità. Qui le abbiamo tutte.
Ok. Wow. Bene. Vamos, ora possiamo continuare. 10.000. Come immaginavo. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Sì, giusto, ma 10.000 volte, Quill. Drax è sempre letterale, ricordi? Le probabilità di successo sono scarse, anzi, ridicole. Ma che eventualità avrà la galassia di sopravvivere se fallirà? Esatto! Abbiamo visto tutti di cosa è capace la Chiesa. Quindi non importa quanto sarà difficile, non ci fermeremo. Cattureremo Fum e convinceremo Lady Albender a combattere con noi. Vai, vai. Andiamo avanti. E qui ora? Ah, non è qui la strada però dove... dove proseguire. E dov'è? E qui? Una volta Thanos mi ha detto di aver visto un pianeta devastato da Fing Fang Foom. Scansiona. Non erano stati divorati, ma spappolati, spalmati in giro come fossero pittura. Sembra davvero orrendo. Lui lo trovava visivamente gradevole. Lieto che sia morto. Forse ho capito, No, no, ho capito, ragazzi. Vai, vai. Ho capito. E taglia! È un piacere! Taglia un po' lì. Però dobbiamo salire anche qui un attimino. Quassù c'è una posizione molto vantaggiosa che possiamo appunto sfruttare. Ok, ma sta attento, Peter. No, perché magari c'è qualcosa da prendere. E infatti. L'intero cratere da quassù. Forse e infatti. Non è in una montagna dopo tutto. Forse è laggiù da qualche parte. Diccelo tu. Ecco. Diccelo tu. Drago, vorrei sgranchirmi un po' da quelle parti. Ti dice che Fin Fan Fum vaghi nella più grande caldera di mano. È stato chiaro. Potremmo farci strada lungo il bordo e trovare un modo per scendere. Ecco, sono sceso in maniera molto brusca, ma va bene uguale. Mi sono fatto un po' male, però. Wow, queste sì che sono tracce però di artigli. Devono essere di Fum, vero? È ancora più grande della leggenda. Quindi, sì, una volta trovato. Ok, credo che questo sia il primo passo per una soluzione a più fasi che ci porterà oltre la voragine. Bene, e quali sono i prossimi? Ci sto ancora lavorando. Ok, adesso... datemi tempo un attimino, oggi andremo, sappiate che Fin Fang Fum custodisce con cura i teschi di chi considera meritevole. Non voglio che Fum giochi col mio teschio. Non lo farà. Lo incastonerà al sacro trono di teschi. Posso rimuovere le macerie sulla sporgenza, Peter Quill. Dammi qualcosa da lanciare. Che ne dici di Quill? Dai, non è così male. Qualcosa da lanciare? Non lo rende adatto alle questo evoluzioni. Ultimo passo, Drax. Se facciamo cadere alcune di quelle... Epico! Giuro di non averti mai visto così esaltato. Perché non mi hai mai visto durante la grande caccia? La missione nella zona di quarantena? Intendi il fiasco nella zona di quarantena? Drax, so che aspettavi da tempo questa occasione. Goditela, bello. Grazie, Peter Quill. Devo ammettere che dopo gli ultimi avvenimenti ne ho proprio bisogno. Sì, bravo. Forse se ti avessimo ascoltato fin dall'inizio andando a caccia di Fum, probabilmente saremmo morti. Non eravamo pronti. Io sono nato pronto. Lui è nato pronto. C'è qualcosa più avanti. Ah, cos'è credo questo? Veda, cosa cos'è? Cosa vuoi? Cosa cerchi? Non sottovalutare ciò che sopravvive ai pericoli di questo pianeta. Gran consiglio. Applacato la minaccia. Torna alla battaglia. Cosa cerchi? Ok, nuclearizza. Falli fuori, Drax! Il Fang Fum ti attaccherà con il ghiaccio oppure con il fuoco? Non lo so. Direi entrambi. Non lo so, con una carbonara forse. Non lo so. Io sono pronto ad affrontarti, Fang Fum! Grida più forte, così viene lui a prenderci. Allora, vediamo un attimino qui. E uno lo possiamo salutare al momento, poi... Caccia Fin
1 e 2, via. 1 e 2. Pensiamoci bene per un momento. Non è fra le nostre procedure. E se fosse troppo tardi? Se Raker finisse il rito, i giochi ha iniziato. Allora tutto questo sarebbe inutile. Non è così. Se la nostra ultima impresa fosse contro Fin Fang Foom, sarebbe un onore. Ultima un corno, io sopravvivo sempre. Allora speriamo che lo sia. Bene, qui. Pensiamo a come passare da qui. Abbiamo fretta a quanto pare. Vabbè, semplice, andiamo qui giù. Non è che. Altri picchi inquietanti. Non è che ci vuole il genio a passare lì, eh. Non pensare che Fum ci attaccherà alle spalle. Fin Fang Foom è una delle bestie leggendarie. Loro non attaccano alle spalle. Forse no, ma quelle furbe sì. Afferra quel punto laggiù. Però si dice per cortesia, eh. Non è che devi essere così maleducato. Afferra quel punto laggiù. Probabilmente viene di sorpresa. Fortunatamente per noi, viaggiamo con la peggior sorpresa possibile, nonostante l'aria innocua. Io sono Groot. Davvero? Parla di me? Sono lusingato. Anche tu mi piaci, Drax. Amo il modo in cui sposti i carichi pesanti. Oh, guardate, fanno amicizia. Si è lì? Qui come funziona? Sembra che non possiamo fare nulla. Vabbè, andiamo qui. Io dico sembra, poi non lo so, eh. Razzo! Per un pelo! Dicono che Fin Fang Foom sfrutti le insidie del pianeta per mettere alla prova gli avversari. Una sì. Copia sputata della leggenda di Lady El. Bella mossa, Kakarata! Bene, però lì non sappiamo come. Occhio, quel gas è letale. Come lo sai? Pronto? È un'assassina. Idea, perché non attiriamo fumi in una di queste grotte piene di gas per tramortirlo? Codardo, voglio ucciderlo con onore. Per l'ultima volta, Drax, non uccideremo Fin Fang Foom. Lo cattureremo per consegnarlo a lei di Bender, così lei ci perdona e forse ci aiuta contro la Chiesa. Sembra come. Allora, fermi, eh. Dobbiamo capire un attimino dove. No, no. Che bordello, ragazzi, eh. Vai. Allora, adesso qui. Ok. Bene. Però adesso io qui non ho ben capito come. Vabbè. Aspetta, aspetta. Rocket, ti sei immerso fino al collo. Stiamo per affrontare un drago leggendario per salvare l'intera galassia. Non sarò una palla al piede. Wow! Sono meravigliata. Hai superato la tua paura. Sì, beh, non sono al centro del mondo. Ma qui adesso? Ah, ok, eccoci qui, Max, bene. Ciccio, sai già che fare. Dite che l'EDL ci perdonerebbe se invece di Fum le dessimo questi. Interessante, ragazzi. Molto. Molto interessante, molto molto molto, eh sì. Molto interessante, direi, eh. Meglio da morto. Ora non mi dà più punti. Da come ho ben capito, ragazzi, non mi dà più punti alla fine degli scontri, perché le abilità le ho acquistate tutte, quindi non ha senso che mi dà più Mafin Sardot, John Kane
i punti per acquistare abilità, insomma, ecco. E lui canta ancora, va bene. Grazie, Groot. Apprezzo l'iniziativa. Io sono Groot. Ho tragiuto Truk. Allora. Ho tragiuto Truk. Beldar Comorgat. Vediamo qui cosa c'è. Ah, qui cosa abbiamo? Questa è proprio una specialità di Drax. Eh sì. Ah, ok, un trofeo sbloccato. Ok. Allora, fermi tutti, anche buoni, eh. Drax, puoi spostarlo? Tra poco non ci ostacolerà più. Bene, Fum non capirà cos'è stato. Era ben più resistente di un masso. Lo so, volevo solo essere ottimista. Perché? Forse per motivare la squadra. Non allora. Abbiamo più bisogno. Siamo la... Sarò sincero, dopo tutto quello che abbiamo passato... Non farei tutto questo con nessun altro. Vi voglio un razzo di bene. Che schifo. Alcune cose è meglio non dirle, Peter. Hai rovinato. Vabbè, qui ho sbagliato io, ragazzi. Qui ho sbagliato io. Ho sbagliato, ma vabbè. Succede. Perché purtroppo succede. Grazie, Groot. Apprezzo l'iniziativa. Ragazzi, vado a controllare qui, non vorrei che devo riprendere che... Ah no, ok, non c'è bisogno, ok. Ok. Drax, una bella spinta. Presto, vai, dai una spinta, vai. Spingi. Bene, Fum non capirà cos'è stato. Era ben più resistente di un masso. Lo so, volevo solo essere ottimista. Perché? Forse per motivare la squadra. Non ne abbiamo più bisogno. Ma dai. Dovevo andare un po' più giù e poi saltare, vabbè. Succede. Purtroppo succede. Apprezzo l'iniziativa. Ho tragiuto Truk. Ho tragiuto Truk. È tanto Morgan. Vai, butta giù. Fum non capirà cos'è stato. Era ben più resistente di un masso. Lo so, volevo solo essere ottimista. Perché? Ok, vai. Macro 4, dobbiamo rispettare gli altri mazzi. Fermi tutti. Ah, ok, ok. Andiamo di qui o di lì? Abbiamo due strade. Appuntito! Molto molto appuntito! Non è niente rispetto alle zanne e agli artigli leggendari di Fin Fang Foom. Sai, a questo punto, se non sarà all'altezza delle aspettative, rimarrò delusa. Peter, guarda! Laggiù c'è del fumo! Non vorrei che qui ci sia qualcosa da prendere, ma non credo, perché tanto non si può interagire, però... Non si può mai sapere, facciamo un giro ragazzi e poi andiamo avanti perché
sinceramente, nulla, quindi non si può, vabbè, non si può fare nulla. Abbiamo fatto un giro a vuoto, ma va bene, un minuto in più non ci guasta. No, perché io sto cercando di trovare più collezionabili possibili in questa prima run, poi sicuramente me ne farò una seconda per fatti miei, quindi... Allora, possiamo parlare qui, eh? Bene. Sarà Fum? Piuttosto la sua gente. Bene, forse sanno dove trovarlo. O ci attaccheranno a vista. Potrei infiltrarmi nel campo e cercare dei punti deboli. Sceglierei la persona giusta da torturare di fronte agli altri. Seminerei il panico fra loro, spingendoli alla resa. Poi penseremo agli altri. Ok. Adoro lo spirito assassino, ma ricordati che non sono sempre tutti ostili là fuori. Magari è un semplice villaggio. È una supposizione pericolosa, soprattutto adesso che tutto quanto dipende da noi. Giusto. Faremo un gran culo a Raker e li porteremo a casa Nicky. Fatto questo, però, dovremmo riportare tutto alla normalità. Per me è questa la normalità. Fidati. Hai bisogno di me come omicida. Usa questa modalità per i veri cattivi. Per ora impostati su un 7 abbondante, ok? Meglio un 9 scarso. Andiamo. Va bene. Non sapevo che avevamo anche un bravissimo cantante in squadra, eh? Buono a sapersi. Fum! È Fum! Sì! Oppure avanti, avanti, la roccia enorme! Cacchio! Io sono Groot! Sì, direi proprio nefasto! Eccomi! Io sono Groot! Lui è Groot, ragazzi, quindi... Andiamo! È pieno di acqua immortale! Fortuna! Ho la pelle resistente! Possiamo far nulla qui? No. Lì non possiamo fare nulla, quindi andiamo qui. Scusa! Stai calmo, no? Non li infastidire. Siamo Fing Fan Fub, l'hai visto? Rosse ali, zanne aguzze. Calzoncini viola. Che intendi con calzoncini viola? Pare che indossi calzoncini viola. Le antiche leggende lo dicono chiaramente. Visto? C'è modo di passare. Seguitemi! Contro un muro? Fidatevi! Bene, non ce l'ho fatta. Bene. Bene, bene, bene. Riproveremo. Vai, seguitemi. Seguitemi! Contro un muro? Fidatevi! Bene, così. E ora... Oh sì, sì, mi piace. Facci qualche vedere i tuoi giocattoli. Ok. Ricevuto. Il colpo al plasma, questo mancava. Questo mancava. Il colpo al plasma, ragazzi, mancava. Almeno in questa grotta fa meno freddo. Tu hai la pelliccia. Groot è praticamente nudo. Bello. Groot non sente il freddo, ma ha il terrore del caldo. Sciogli anche quello. Dell'altro.
Questo è un giorno fortunato, amici miei. Siamo stati quasi spiattellati da un meteorite. Esatto, quasi. Ti ha fregato. Qui? Oh. Il colpo al plasma, raga, beh, il colpo al plasma è qualcosa di fantastico. Se la roccia non cercava di ucciderci, Quill non avrebbe ottenuto il nuovo potere. Eh no. Cercare di ucciderti più spesso. Io ti invidio da morire, Quill. Dovresti. Come sapevi che le pistole avrebbero funzionato? E quel... Non riesco a saltare. Quindi? Sembra il no, forse ho capito. Che creavo da bambino. Vediamo un po' qui. Non ha niente di magico. Non sei mai stato in una spa su Contraxia? In effetti no. Non mi sembri molto una tipa da spa. Appunto. È magico. E cosa facciamo qui? Un attimo, eh. I giocattoli migliori. Eh sì. Fatevi da parte, mortali. Lasciate che Scioglinator faccia la sua magia. Ah, che nome orrendo. Eh? Ne hai uno migliore? Canne Roberti. Oh. Ok, capitan bene. Focoso. Non è focoso, è come una palla termica. Capitan palla termica. No, no. Scioglinator, beh. Bene, bene, bene. Wendigo. Ma che razzo? Sarà il suo nome. Ah. Forse sta cercando di comunicare. Per favore, no. Wendigo! Visto? Vuole solo... Io ragazzi metto il visore ogni tanto perché per vedere. Ora sappiamo di essere circondati. Se abbiamo qualcosa da prendere. Vedete? Credevo che Fum, percependo il nostro arrivo, sarebbe venuto ad affrontare. Guardate questi alberi appuntiti. Brucia! Groot dice che hanno delle spore corrosive. Teniamo le distanze. Quei cosi crescono in un inferno glaciale. Eh sì. Che quella roba non gli faccia niente. Magari prova qualcos'altro. Dice che sono protette dal ghiaccio. Prova a scongelarle. Con tutte queste fiere incredibili è strano. Allora. Che non venga a vivere qui. Fa troppo freddo per la squilibrata. Burn, baby, burn! Bello. Questa cosa non mi stanca mai. Boom, baby, boom. Ragazzi, insomma. Anche se mai di questi crediti non so cosa me ne farò, però. Lingotto sarà sotto tortura in questo momento. Non lo so, e non mi interessa. Tortura, Raker. L'uomo d'oro è formidabile. Non lo so. Con la voce, Drax. E non mi interessa. È un metodo di tortura poco efficace. Groot dice che se lo meritano. Continua così. Sto iniziando a scaldarmi. Un'altra vittima di Capitan Palla Termica. Capitan Palla Termica, ma dai, ma come... Ma come ti escono fuori queste battutine, vabbè. Eh no. Ora mi diverto. Brava. Lo hai capito? Non mi stanca mai.
Ok. Occhi aperti. Sento puzza di imboscata. E anch'io. Sensi molto sviluppati, io non sento. Anche se siamo chiaramente pedinati dalle bestie delle nevi. Bel colpo, Peter. Ok, ora stai solo tagliando le erbacce. Ma non ho ben capito, ma si riproducono. Cioè, buh. Sembra che ne ricrescono altre, vabbè, comunque. Ok. Io sono Groot. Sì, ci meritiamo una vacanza. Possibilmente su un pianeta normale dove non cercano di ucciderci. Appunto. Con Nowhere e con Traxia fuori dai giochi, hai perso i tuoi posti preferiti. Guarda qui, è il tuo nuovo amicone. È anche un po' brutto, però, devo dire. La missione ha fallito. Là ce n'è un altro. Sono un po' brutti, eh. Allora, premi per equipaggiare il colpo al plasma. Vabbè, l'abbiamo già. Mi ringrazierai più tardi, qui. Oramai lo conosciamo il colpo al plasma, ragazzi. Ci siamo già presentati, diciamo, no? Ma va? Ma dai! Non lo sapevo, che bisogna. Forse preferisci un pasto. Vamos. Occhio, Quill. Ha combattuto per entrambe le parti. Io invece non devo schierarmi con nessuno per fare una strage. È che mi piace proprio la gente che esplode. Ok. Ti capisco. Qualunque cosa succeda, non fuggiremo. Nessuno ha parlato di fuggire, Peter Quill. Esatto. Siamo i guardiani. Viviamo per combattere. La battaglia, okay. La caccia, guardare la morte in faccia, non è quello che ci viene meglio. Chi è con me? Bene. Spaccali, Drax. Questa non te l'aspetti. È debole, all'attacco. Era ora, lasciali a me. È tutta tua, Drax. Si sono evoluti per resistere a queste condizioni. Avremo tanti mantelli nelle loro spalle. Rallentali. Rallentali, non è semplice, ragazzi, qui. Non è molto semplice, no. Finiamola! Mi serve un po' di traga, no. No. Leggi tempo, ti svegli, ricordano l'abominevole uomo delle nevi. Sono in vero abominevole. Vai che va giù, vai che va giù. Non eravate degni. Ah, ma ce n'è un altro. Sono veloci per essere così grossi. Ma non abbastanza. Taglia lì. Chiedere aiuto. Le penne. Grazie, Drax. Ma da dove spunta fuori tutti questi, ragazzi? Ora. Da dove spuntano fuori? Ci credo che sono scontrosi a vivere su questo ghiaccio. Forse saremo così anche noi se restiamo troppo. Facciamola finita. Era una ora. Battaglia soddisfacente. No, non ho ben capito da dove spuntano fuori, ragazzi, cioè questa volta non andrò verso la luce, ciccio. Io vado. Perché non incontriamo mai gente simpatica? Forse conoscendoli sarebbero più simpatici. Non lo so, vabbè, però, insomma. Si sono evoluti per resistere a queste condizioni. Faremo caldi mantelli delle loro spoglie. Sì, certo. Come no? Questi conti! Capita? Non ti stanno ascoltando!
Ok, pensaci tu. Vai Rocket, pensaci tu lì perché... O magari un maglione. È il momento di colpire. Continuate ad attaccare. Ma è l'ultimo? Speriamo bene. Speriamo bene che sia l'ultimo, sembrerebbe di sì. Vai. Non ho abbastanza di giocare con gli Yeti. Wendigo? Vogliamo davvero chiamarli così? Ehi, non siamo noi. Non lo so. Wendigo. Forse. Visto? Temo che ci rivedremo ancora un giorno. Lo temo anch'io. Lo forse temo anch'io, Bender purtroppo. Vuole arruolare qualche Wendigo nel suo esercito. Sempre che non ci portino a rancore. Ehi, hanno iniziato loro. Ancora? Ah, ok. Alla faccia del non portare rancore. Fancomo! Vai, bisogna fuggire qui, ragazzi. Lo so, corri e corri. Che ne dici, Quill? Cercano ancora di comunicare, Occhio! Corri e corri, e beh. Questa mi è piaciuta, Fatti brillare, Rocket! Tutto il pianeta è uscito a giocare! Tutto! Manca ancora l'ospite più di riguardo! Serve un po' di tregua, Groot! Joe! Ok. Ora fagli a pezzi! Pessima posizione tattica! Ti ho visto sopravvivere in situazioni peggiori! Avete visto che roba? Comprali le... Mi fanno ancora male le chiappe! Non è la cosa che mi preoccupa di più al momento! Ottimo! Ottimo! Puoi ammirarli più tardi, ora ammazzali! Hai già i grossi calibri! E ammazzali, ragazzi! Qui non è semplice! Non lo è! Vedi di non stancarti prima del gran finale, bestione! Pronto a distruggere tutto! Fino alle ossa! Andiamo! Possiamo avanzare! Fretta! Voglio di fretto! Il lavoro! Vai, che ora... Ora si gode qui, ragazzi! Ora si gode un attimo! Ok. Tienimi fermi, Groot! Pessima posizione tattica! Avevamo un po' di fretta! Giungo a salvare! Andiamo! Ragazzi, tutti qui! Andiamo! Cosa stiamo aspettando? Le mie lame hanno sete! Sì, anche le mie! Desidero soltanto gettarmi nella mischia e seminare il panico, Peter! Questa sete di sangue rende tutto surreale e ti farai ammazzare se non la controlli. Ed è per questo che andremo con calma. Prendiamoci il tempo che ci serve per farli a pezzi. Chi è con me? Non vedo l'ora di farli a pezzi! Bene. Fervore! Questo lo senti? Possiamo ammazzarli in fretta! Voglio di freddo! Ci saremmo proprio dovuti vestire a cipolla! Groot, ostacolami! È l'ora di Drax! Mi fanno ancora male le chiappe! Sei sicuro che non ti abbia fatto? Wow! Ragazzi, mi serve una mano con questo grosso qui, Mi serve una mano con questo grosso qui. Oh, io mi allontano, ma che siamo pazzi? Se non mi date una mano qui, non si fa nulla. Ok, andiamo. Ci hanno presi di sorpresa. È il loro tempo. Siamo forti, dai. Ci siamo un po' potenziati, diciamo. Pronto. Manca ancora un po' di tregua, Groot. Pessima posizione tattica. Pessima. Sopravvivere in situazioni peggiori.
sua vana esistenza è finita! Avete visto quella nave di fronte? Ok, no, via. Dai, ho e adesso? Continuava a lanciarci i massi. Bruttissimo, ragazzi, veramente brutto, eh. Veramente brutto, brutto, brutto questo. È veramente brutto, ma brutto forte, eh. Quindi non è che uno vuole offenderlo, però insomma, se è brutto è brutto, insomma, non è che. Sì, mettilo al tappeto, non è semplice, non è semplice qui, Per ora possiamo un attimo, Vai, lanciagli quello. Vai Rocket. Mi fanno ancora male le chiappe. Sei sicuro che non ti abbiano morso una natica? Tutti tuoi, Gamora. Ricorda quando siamo andati a città, vero? Comunque con le loro battute sono fantastici, ragazzi. Con le loro battute. Falli secchi, tigre! Non cadrò! Fanno abbastanza ridere, quindi. Anche nei momenti peggiori. Spaccagli la faccia! Nessuna pietà! Sì! Ne voglio ancora! Vedi di non stancarti prima. Vai! Ce la stiamo giocando, È il mio gioco preferito. Distruggi! I tuoi sforzi sono vani. Vai. Lo mandiamo giù. Abbiamo ucciso il leader. Dovrebbero lasciarci in pace. O cercare vendetta. Dovrebbero. Relitto è l'accampamento di prima. Questo affare è qui da una vita. Guarda, il fumo viene proprio da. Dovrebbero. Manca poco, ma prima dobbiamo arrivare lassù. Dobbiamo arrivare lassù, bene. Ah, ok, ho capito qui, via. Ok, Groot, dammi una mano. Io sono Groot. Più o meno alto così. Così non è un misura. Groot ha capito cosa intende. Cosa intendi? No, cosa intende, vabbè. Allora, vediamo un po'. Qui. Ah, non ho ben capito io qui che bisogna fare. Ok, state attenti. Adesso vi faccio arrivare qualcosa di utile. Vai giù. Dicono che Finn Fang sia un avversario inimmaginabile. Attenti lì sotto. Funzionerà. E qui? Secondo voi quelle creature usavano la nave come rifugio? Bene. Chi se ne frega, sono morte. Raccogliamo altra moneta, ma non credo che mi serva, però. Qui? Non pensavo che avrei vissuto questo giorno. Il giorno che ti saresti congelato i capezzoli con noi? Il giorno in cui avrei affrontato Fin Fang Fum. Qui, dammi una mano. Meglio prepararsi. Non sappiamo da dove venga il tuo. Potrebbero essere altri. È solo un bel falò caldo e un qualche alcolico saccarano. Forse è un barbecue. Che cos'è un barbecue? Cosa? Non avete mai fatto un barbecue? Hamburger, bracciole alla griglia, abbacchialo scottadito. Comunque. Ok. Puzza di. Cadaveri. Puzza di cadaveri. Ah. È opera di fumo. Senza dubbio. Allora ragazzi, io direi di chiudere qui questo gameplay, visto che ci siamo divertiti abbastanza. Come sempre vi do appuntamento con i prossimi video per quanto riguarda i Guardiani della Galassia. Abbiamo combattuto abbastanza, direi. Grazie ancora di cuore a tutti per il vostro fantastico supporto. Appuntamento con i prossimi gameplay e restate qui sul mio canale, così si continuerà insieme ad andare avanti con questo meraviglioso titolo. Ciao a tutti e alla prossima, ragazzi.